se ne va per il mondo. C'è chi mangia frutta, con la pancia piena contento sarà. Lo sacchiotto piccolino cerca un posto dove passare l'inverno. E la neve scende piano, con un manto bianco il bosco sarà. Quando notte ha paura, e gli amici suoi dormono già. Al mattino nasce il sol, per il bosco correrà. Come salta lo sacchiotto, non si ferma mai. Il desiderio di Senda non si avverò. Il lungo e freddo inverno era finito, ma Jackie e Nuka non si fecero vivi. Il bel tempo era alle porte e gli alberi che si erano salvati dal fuoco cominciarono a coprirsi di verde. Sfortunatamente dovevano passare ancora molti anni perché il bosco ritornasse a essere rigoglioso come una volta. Con l'arrivo della primavera comparvero i primi animali, le acque dei fiumi tornarono a scorrere, i fiori spuntarono timidamente e la natura pian piano si risvegliò. Gli uccelli sono ritornati. Papà! Ciao, papà! Buongiorno, ti sei alzato presto? Già, mi ha svegliato il cinguettio di quegli uccelli. Capisco. L'inverno è finito. Il loro arrivo annuncia l'inizio della bella stagione, Senda. Allora fra poco rivedrò Olga. Olga? Certo, papà. Il ghiaccio si è sciolto e lei potrà raggiungere la nostra casa senza pericolo. Già, hai proprio ragione. Non vedi l'ora di giocare con lei, eh? Spero che non tardi molto. Mi sembra un secolo che è partita. Sono parecchi mesi. Adesso lavati il viso, altrimenti Olga riderà di te se ti vedrà così. Grazie, papà. Che bella dormita! Oh, guarda, guarda! Gli uccelli sono già ritornati! La primavera è arrivata, devo riprendere il lavoro. Farò un giretto lungo il fiume. Oh, mia cara Clementina, Clementina del mio amore. Che bello, se col disgelo scendesse a valle una grossa pepita e io la trovassi. Brrr, com'è fredda. Accidenti, mi si sono congelate le idee. Brava, mangia pecorella. Ti piace l'erbetta fresca, eh? Senda! Oh, Olga! È Olga! Guarda, papà, sta arrivando Olga! Ciao! Ciao! Ho mantenuto la promessa. Ti dissi che sarei venuta appena potevo. Oh, non vedevo l'ora che finisse l'inverno. Anch'io, Olga. Oh, buongiorno, Kili.
Adrian. Ciao, Olga. Com'è passato l'inverno? Aspettando con impazienza il giorno in cui avrei potuto rivedervi. Killian, sono proprio contento che stiate bene. Sì, per fortuna non è successo niente, grazie. Ascolta, sai che ti dico? Questo posto è incantevole. Sei proprio un uomo fortunato, Killian. La comprendo, signore. Dalla notte dell'incendio, tutte le volte che guardo le rovine del suo capanno, divento triste. Non preoccuparti, amico mio. Ne avevo troppa nostalgia, perciò dopo aver riflettuto ho deciso di ricostruirlo nello stesso posto. Veramente lo farà ricostruire, signor Forrest? Certo, a Olga e a me piace molto venire qui, è vero, piccola mia? Sì, papà dice a tutti che lo fa per accontentarmi, ma secondo me anche lui è entusiasta. Perciò glielo ricostruiranno identico a quello che è bruciato nell'incendio. Evviva! Allora trascorrerai qui le vacanze, è vero, Olga? Sì, tutta l'estate. Pensate solo a divertirvi. Io credo che dovreste dedicare un po' di tempo allo studio. Killian, avrò bisogno del tuo aiuto per ricostruire il capanno di caccia. Conti su di me, lo farò con piacere, signor Forrester. Anch'io, signore, sia tranquillo, sono in gamba. Ho aiutato mio papà a terminare la nostra casa, perciò ben intendo. Stupendo, allora presentatevi domani mattina alla mia fattoria. Killian, ci sono molte cose che vorrei chiederti. D'accordo, signore. All'alba saremo senz'altro da lei. Grazie, ero sicuro di poter contare su di voi. A proposito, figliola, devo andarmene. Alla fattoria mi aspetta un mucchio di lavoro. Bene, papà. Sta attenta quando torni, eh? Non ti preoccupare. Arrivederci, Killian. Ci vediamo domani. Arrivederci, signor Forrester. Arrivederci, a domani. Fermi le pilotti! Sono le orme di un orso! Santo cielo! Povero me! Che desolazione! È proprio brutta questa parte del bosco dopo l'incendio, vero, Sandra? Avessi visto che spettacolo appena si spensero le fiamme. Adesso almeno c'è dell'erba. Sandra, guarda! Qui sono sbocciati dei fiori meravigliosi. È un vero miracolo. Sai, non avrei mai immaginato che la natura fosse capace di tanto. Ti ricordi? Con dei fiori identici a questi feci delle collane a Jackie e a Nuka. Certo che mi ricordo. Erano così contenti del regalo. Correvano e giocavano insieme a noi. Vieni, Nuka! Dai! Dai, prendimi, Jackie! Sono felice di essere tua amica, sai? Corri, Jackie, corri! Vieni! Forza, prendeteci! Senti, è passato molto tempo. Potrebbero essere tornati. No. Certi giorni, quando smetteva di nevicare, uscivo di casa e cercavo le loro orme. Ce ne erano molte, di cerviati, conigli e perfino di volpi, ma dei nostri amici nessuna traccia. Forse avranno raggiunto la Sierra Nevada. Sì, il fuoco deve averli spaventati e sono fuggiti lontani. Senta, l'incendio è spento da molto tempo. È rispuntata l'erba e sono sbocciati dei fiori meravigliosi. Vedrai che fra poco ritorneranno tutti gli animali e Jackie e Nuka riprenderanno la via di casa. Sì, hai proprio ragione, non ci avevo pensato. Saranno cresciuti un bel po' nel frattempo. Stenteremo a riconoscerli quando li incontreremo. Io li riconoscerai ad occhi chiusi. Senta! Ciao, zio Dimas! Perché corri? È successo qualcosa? Vado a casa tua a raccontare a Killian una cosa importante. Ho trovato delle orme d'orso vicino al fiume. Hai visto delle orme d'orso? Sì, è stata una bella sorpresa. Ho pensato subito che fossero di Jackie. Perché non sono le sue? Non so cosa dirti. Io ho visto soltanto delle orme, Senda. Per questo vado a parlarne con tuo padre. Olga... Presto, corriamo a casa a dirglielo. Sì, andiamo! Ehi, aspettatemi, vengo anch'io! Ehi! Corri, Kio! Dai! Eccomi, arrivo! E allora, che ne pensi, Killian? Zio Dimas, a me sembrano troppo grandi. Ma Jackie ha compiuto già un anno. Ad ogni modo, mi pare che quelle orme appartengono ad un orso adulto, vero, Killian? Sì, hai ragione. Potrebbe essere lui. Il grizzly, infatti, cresce molto rapidamente. Bene, allora
Jack e Nuka sono ritornati. Aspetta, figliolo, questo ancora non possiamo saperlo, purtroppo. Comunque, beh, se queste orme fossero di Jackie, vorrebbe dire che lui e Nuka sono diventati degli orsi giganteschi. Perciò dobbiamo fare molta attenzione. Papà, Jackie non mi farebbe mai del male. Senda, è possibile che ora non sia più tuo amico come una volta? Questo lo escludo. Jackie era mio amico e continuerà sempre ad esserlo. Killian, tu pensi che si siano dimenticati di noi? Non è possibile, non ci credo. Gli orsacchiotti mi volevano bene. Potrei anche sbagliarmi. Sarei felice che tu avessi ragione, ma il grizzly adulto è un animale selvaggio a cui piacciono poco i giochi. Di Jackie? Non lo so, Olga. Hai visto anche tu che sono enormi. Anche se sono diventati adulti, è impossibile che si siano dimenticati di noi, non ti pare? Certo che no. Vedrai che appena li ritroveremo ci riconosceranno immediatamente. E dovrà passare ancora molto tempo. No, al massimo un giorno o due, Olga. Non c'è bisogno che mi accompagni oltre. Conosco la strada, posso andare da sola. Come vuoi tu, Olga. Ciao, Senda! Ciao! Nuka, se siete sulla montagna, vi ritroverò e ci riuniremo per sempre. Ehi, c'è qualcosa di strano, non hai notato niente? Cosa vedi di tanto strano, Pedro? Sei sempre il solito idiota. Sto guardando le pecore e dico, c'è qualcosa di strano, non hai notato niente? È chiaro che mi riferisco a loro, zoccone. Non avevo capito, che cosa hanno? Mi chiede che cosa hanno. Imbecille! Ma allora sei proprio cieco, non ti sei reso conto che il numero delle pecore è diminuito ultimamente? Ah, è per quello! Ma non ti sorprende, Paco? Assolutamente no! Anche a me era sembrato che ci fossero meno pecore di prima. Cosa? Ma sei impazzito, Olga? Lo sapevi e non mi hai avvertito? Non ho detto che lo sapevo, ma mi era sembrato, non le ho contate. Idiota, va a contarle immediatamente. Va bene, però smettila di picchiarmi. Dunque, vediamo un po'. Devo contare le pecore, ma sono lontane una dall'altra. Sarà un'impresa molto difficile. Ah, sì? Come sono obbedienti, ora donato il gregge. Adesso puoi contarle tranquillamente. Contarle? E in fretta, sbrigati! Sei un furbacchione! Non sai contarle, perciò devo farlo io. Sciocchezze! Io non so contare velocemente, ma mi arrangio con le dita. La mano ne ha cinque, né una in più né una in meno. Dai, comincia, Paco! Sì, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pedro, cosa viene dopo il 6? Dopo il 6, dunque, dopo il 6 viene l'otto, sì, l'otto. Già, l'otto, 8, 9, 10. Non è possibile, guarda, nella mia mano c'è un dito in più. Non ho mai visto un imbecille come te. Devi contare le pecore. Allora, 1, 2, 3, 4. 5, 6, e da questa parte 1, 2, 3, 4, 5. Ehi, non muovetevi, non posso contarvi così. Bene, non ha importanza, non posso contarle tutte. Comunque, ho già visto che non ne mancano molte. Ascolta, non toccava a te ieri notte badare al gregge? Sì, e ti assicuro che non mi sono addormentato come hai fatto tu l'altra notte. Non parliamone più, rimarremo tutti e due a far la guardia al gregge e vedrai che prenderemo sicuramente il ladro. Adesso basta, non berlo tutto. Mi sono appena bagnato le labbra. Ti ubriachi subito. Questa notte non puoi dormire. Ehi, Pedro, dimmi una cosa. Credi che il ladro avrà il coraggio di venire con questa luna? Lo riconoscerebbe chiunque.
Non sono mica tutti paurosi come te. Non addormentarti. Non ce la fai più, eh? Hai sbadigliato prima di me. Sveglia, Paco! Paco! Cosa succede? Ti ho detto di stare attento e ti sei addormentato. Lo so, non dovevo, ma mi è venuto sonno vedendoti dormire. Bene, lascia perdere. Ora dobbiamo stare allerta. Potrebbe attaccarci da un momento all'altro. Lasciami, imbecille. Non ho intenzione di fuggire. Pedro, che sarà quel rumore? E come posso saperlo? Facciamoci coraggio e andiamo a vedere. Pedro! Zitto, imbecille, vuoi farti scoprire? Ho paura! Hai visto quell'ombra? Ah, sì! Scappiamo, Paco! Presto, Paco, sì, scappiamo! Aiuto! Corri. Aiuto! Corriamo! Oh, siamo salvi! Che paura ho avuto! Killian, grazie di essere venuto. Ho già informato Cooks che mi aiuterai a ricostruire il mio capanno. Prego, accomodatevi. Signore! Signor Forrester! Cosa succede? Abbiamo visto un orso! Un orso gigantesco! Gigantesco? Le assicuro, signor Forrester, era un mostro! Peggio di un mostro! In tutta la mia vita non ho mai visto qualcosa di simile! Quando è apparso, ha coperto la montagna! Bene, raccontatemi quel che è accaduto. Dunque, signore, stavamo facendo pascolare le pecore e Pedro mi disse che ne mancava qualcuna. Immediatamente me ne resi conto anch'io. Che stai dicendo? Non le hai nemmeno contate. Senti chi parla, non lo sai fare neppure tu! Ma cosa dici, bugiardo? Smettetela di litigare! Raccontatemi con calma quel che è successo. Dunque, ieri notte... In questo modo non riuscirò mai a capire niente. Parlate uno alla volta. Pedro, per favore, cominciate. Sì, mentre le pecore pascolavano, ci accorgemmo che ne mancava qualcuna. Così rimanemmo svegli tutta la notte per controllare. Infatti non abbiamo dormito neppure un minuto. È successo all'improvviso, è apparso un orso e si è portato via una pecora. Sì, signor Cooks. Siete proprio degli imbecilli. Sono parecchi anni che fate i pastori e non siete ancora in grado di uccidere un orso. Quello che dice è ingiusto, signore. Se l'avesse visto ne avrebbe avuto paura. È un animale enorme, un mostro spaventoso, certamente alto una decina di metri. Ti sbagli, Pedro. Più di 10 metri, minimo 15. 15 metri, vero, Paco? Smettetela di dire stupidaggini. Non si è mai visto un orso alto 15 metri. È impossibile che esista una bestia del genere. Le assicuro che l'ho visto con i miei occhi. Sì. Forse avete bevuto un po' troppo ed eravate ubriachi. Non è vero. Se volete che il signor Forrester vi perdoni, trovate un'altra scusa. Lasciali stare, Cooks. Ad ogni modo dobbiamo chiarire questo mistero. Bene, ascoltatemi. Se scopriremo che ci avete ingannati, sarà peggio per voi. Papà. Cosa c'è? Sarà vero ciò che hanno raccontato dell'orso? Sì, vedi, Senda, quell'animale, dopo il lungo letargo invernale, si sveglia ed ha molta fame. Si tratta sicuramente di un orso feroce venuto dalla Sierra Nevada. Dovremo fare molta attenzione. Thank you.
Signor Forrester, guardi qua. Sono le orme di un orso adulto. Sì, non c'è alcun dubbio. Deve essere lo stesso che ha assalito le pecore di Pedro e Paco. Ma queste orme appartengono ad un orso adulto e non ad una bestia gigantesca come ha detto Pedro. Dobbiamo continuare a cercare. È impossibile che sia lo stesso. Per me invece lo è, signor Forrester. Non mi sorprenderebbe che Pedro e Paco, ubriachi come al solito, abbiano visto l'ombra dell'orso ingigantita dalla luce del fuoco. Si sono spaventati e la paura gliel'ha fatto sembrare enorme. Direi che appartengono a Jackie. Cosa? Sono orme di Jackie? Deve tener conto che ormai è passato un anno da che è andato via e gli orsi grigi crescono molto in fretta. Ma... Jackie conosce benissimo tutto quello che c'è in questa fattoria e sa che le pecore vanno a pascolare in montagna. Ma Cooks, queste sono soltanto delle supposizioni. Non abbiamo una prova sicura per accusarlo. Quell'animale non è abituato a procurarsi il cibo cacciando nel bosco. Conosce invece tutte le abitudini dell'uomo. Per me non ci sono dubbi, è lui, signor Forrester. Dobbiamo organizzare immediatamente una battuta di caccia e trovarla il più presto possibile. So che lei non è d'accordo, ma corriamo un grave pericolo. Dobbiamo assolutamente ucciderlo. Cosa? Oh. Senda! Senda! Cosa ti è successo? Stai male? Sei molto pallida. No, Senda, non sto male. Ieri notte è entrato un orso nella fattoria e ha ucciso tutti i vitelli che c'erano nella stalla. Cooks ha detto a mio padre che è stato Jackie e che devono dargli la caccia. Dargli la caccia? Sì, bambini. L'orso grigio cresce molto in fretta. E Jackie aveva ormai compiuto un anno. Ma chi può assicurarsi che le orme trovate nel bosco siano le sue? Tutto sembra accusarlo e anche i suoi amici ne sono convinti. Il signor Forrester, che ricordava ancora l'avventura passata con mamma Grizzly, pensò che era meglio costruire una gabbia per rinchiudere l'orso che lui credeva Jackie. Riuscirà nel suo intento? Lo saprete seguendo il prossimo episodio di Jackie, l'orso del Monte Tallac.